Buonasera, signore, benvenuto a nome dell'Associazione Culturale Nuova. Vi chiedo scusa per il ritardo con cui inizia questo incontro, però stavamo aspettando gli amministratori che ci avevano promesso che sarebbero arrivati. Purtroppo fino a questo momento non sono arrivati. Allora, la nostra associazione in questi anni ha organizzato diverse manifestazioni culturali, tra le quali voglio ricordare il premio letterario arrivato alla seconda edizione, la mostra su Achille Capizzano e la conferenza sui pittori calabresi del Settecento. Questa sera abbiamo promosso questo incontro dibattito per discutere con i cittadini, gli amministratori, i consiglieri comunali, le rappresentanze di categoria dei problemi dei cittadini del centro storico di Rende. Prima però occorre fare una piccola cronistoria del nostro paese, ormai diventata una città. Rende negli anni 60 aveva una popolazione di circa 11.000 abitanti, di cui quasi il 25% risiedeva nel centro storico. Centro storico che rappresentava quindi un punto di riferimento per tutto il territorio, dove confluiva tutta la popolazione per ogni esigenza, motivo per cui tutte le attività, sia commerciali che artigianali, erano fluenti. A partire dagli anni 70, lo sviluppo delle zone a valle del centro storico e le nuove esigenze abitative hanno lentamente svuotato il nostro paese. Quasi tutti gli artigiani, vasai, calzolari, sarti, vanto del nostro centro storico e di tutto il territorio, hanno chiuso le loro attività. Gli esercizi commerciali si sono più che dimezzati. L'amministrazione comunale ha contribuito anch'essa a svuotare il centro storico per due motivi. Primo, la mancanza di una politica edilizia per il centro storico. Secondo, lo spostamento di una serie di servizi e di uffici. Sul primo punto parlerà ampiamente l'ingegnere Amerigo Castiglione, al quale cederò il microfono tra poco. Ma mi preme qui spiegare che mi riferisco naturalmente a quella politica edilizia che potesse in qualche modo promuovere un incremento demografico nei territori strettamente legati al nucleo abitativo del centro storico. Pensiamo a zone agricole che, opportunamente sfruttate, avrebbero potuto offrire case nuove ai cittadini del centro storico che si sono visti invece costretti ad uscire dal paese per esigenze obiettivamente valide. Per quanto riguarda il secondo punto, che sarà affrontato in modo dettagliato dal dottor Mario Quartucci, vorrei soltanto accennare ad una serie di servizi di pubblica utilità che sono stati spostati dall'amministrazione comunale nella parte nuova della nostra città. Il campo sportivo, la caserma dei carabinieri, l'esattoria, l'ufficio di collocamento, la biblioteca, l'ufficio della pubblica istruzione, il comando dei vigili urbani. In questo modo si è contribuito a non far confluire nel centro storico tutti quei concittadini che si dovevano recare in questi uffici per il disbrigo di pratiche, determinando così danni a tutti gli esercizi commerciali della zona. L'ultimo spostamento comunicatoci dal sindaco nel corso dell'incontro svoltosi a fine ottobre a Palazzo Vitali è quello relativo agli uffici di ragioneria e tecnici, che comporterà sicuramente altri problemi a noi tutti del centro storico. Penso alla possibile chiusura della banca, dell'ufficio postale, della farmacia che già più volte ha richiesto il trasferimento, a qualche esercizio commerciale. Noi cittadini del centro storico non riusciamo ancora a capire il come e il perché di tale decisione. Probabilmente l'amministrazione comunale non ha valutato il danno che tale spostamento arrecherà al centro storico. Nel corso dell'incontro di Palazzo Vitali ci è stato fatto notare che ormai siamo una minoranza, che non rappresentiamo nemmeno il 2% della popolazione. È vero, ma come tale abbiamo la stessa dignità e gli stessi diritti degli altri concittadini della parte nuova della città, i quali comunque hanno garantito tutti i servizi dalle due delegazioni municipali esistenti sul territorio. È vero che l'amministrazione comunale ha curato la parte esteriore del centro storico, è vero che ha lanciato la restaurazione al nostro paese, ma è anche vero che la restaurazione porta gente nel centro storico soltanto di sera, mentre per migliorare la nostra vita quotidiana e soprattutto quella dei nostri figli, abbiamo bisogno di gente che frequenti il paese di giorno, che non lo faccia sembrare abbandonato. Chiudo con una domanda rivolta all'amministrazione. Quando sono iniziati i lavori delle scale mobili incontrate per il piano, si è detto che sarebbero servite ad evitare traffico di automobili al centro storico, consentendo ai cittadini di raggiungere facilmente gli uffici municipali, evitando anche problemi di parcheggio. Ora che dall'ufficio saranno spostati, a cosa serviranno le scale mobili? Grazie. Buonasera, io prima di iniziare, poiché per il ruolo che mi è stato assegnato mi dovrò
dovrò disquisire su argomenti tecnici che cercherò di rendere digeribili, perché ci saranno dei numeri purtroppo delle leggi, per cercare di fare un discorso concreto e non dare delle sensazioni, delle opinioni qualsiasi. Prima di iniziare questo tema alquanto diciamo, ostico, diciamo, vorrei invitare qui il poeta, il nostro concittadino, poeta e scrittore Alessandro Sicilia, che gentilmente ha messo a disposizione un suo testo che avete trovato sulla sedia e che inviterei qua a venire a recitare questa poesia sul centro storico. Grazie. Buonasera. Io voglio bene al mio centro storico. E scrivendo mi è venuta dal cuore questa poesia, ma prima di tutto voglio ringraziare, perché dopo tanti anni, che io vivo qui, ho 3 volte 20 anni, ho 60 anni, un gruppo di giovani, professionisti, intellettuali, e tutti, anche il pubblico, intellettuali, giovani, anche coraggiosi, danno vita a questo dibattito, di questo isolamento, di questo abbandono del centro storico. Centro storico, dedicato a te. Io scusate, non so recitare bene perché è la recitazione degli attori, non che le scrivo. Centro storico, lungo la strada in salita, il silenzio ha chiuso una porta, inglodata un sogno. L'ultimo centro storico gioca con Pinocchio, danzano bugie politiche e la pioggia non bagna più i tetti. Respirano piani lamenti, lungo l'orizzonte della speranza. Il bivio dell'arcobaleno abitato dai gatti, colori rosicchiati dei topi, lungo la strada in salita, il silenzio ha chiuso una porta.